Allora.
Adesso audio, vai! Vai! Ciao a tutti, eccoci! Okay, siamo non tornati. Andare tanto in live ti fa perdere. No, infatti, grazie a tutti per essere tornati nelle live di Ferrara Magic. Niente, che dire, siamo arrivati. C'è anche. Guarda ma chi c'è, abbiamo parlato subito i padroni di casa. Esatto, Paolini. Dov'è il Goldone? Manca il nostro camper vestito da Pink Ranger. E siamo qui alla prima edizione dei Pauper Ranger in collaborazione con Nerdosterone. 57 giocatori, 57 player. 6 turni, ci godiamo. Ci godiamo di Pauper. Che ovviamente giocheremo, quindi ci murano qua dentro. Sì, vediamo. E niente, direi che possiamo partire. Usa i nostri. Vai schiavo. vai servo. Super mestra esordiente. Esatto. Ah, sì? Non hanno mai giocato Pauper? Guerra è iniziata un po' quest'anno. Perfetto. E Snix credo che sia il suo primo torneo Pauper. Quindi un po' cioè anche noi in realtà non abbiamo mai fatto Pauper, mai fatto un evento Pauper in tutta la mia vita, ma farò finta di niente e commenterò lo stesso in dettaglio. C'è Garruk. Un Garruk molto arrabbiato. È vero. Allora, vediamo quasi le mani. Allora, direi mani. Che il mazzo di guerra è un. Aspetta, ecco. Che vabbè, un guerra, Michele. manca una E. È un cascade, giusto? Esatto. Cascade, Temur Cascade. È un cascade spaccadando, sì. Praticamente. Mentre dall'altra parte vediamo una Wounded Growth che ancora non dice niente. Potrebbe essere uno zoo. Zo credo che giochi le Wounded Growth per far diventare sì, le annacchiato. Credo di sì, perché creature forti. Avendo fatto gli ordini per quel mazzo lì, c'è dentro un po' di tutto, non ho ben capito. Incredibilmente due mazzi che conosco. Perché è un mazzo che gioca le creature forti. Arbolef già con la combo, ecco questo. Beh, qua. Un bel 2x1 per con un termoclast, giusto sta, conosci quella figurina. Perché c'è anche il terzo, c'è anche la terza voce. Nicolò. Facciamolo vedere un secondo. Facciamolo vedere un attimo. Meglio per la chat di no. Che si cadono. Eccolo. Guardate, quanto è bello. Vai, si parte. E quindi ci ha preso Wild Macattle in subito. Zanasi, un 1-1. Oh, vediamo così le carte stavolta. Sì, sì. C'è un po' di sì, è un po' euforica. Ha fatto un'ottima partenza da Modern comunque. Sì. Si ponza in Modern praticamente. E quindi adesso da adesso in poi pescherà solo Elfi. Esatto. Oh, quel mazzo lì, secondo me è il mazzo più forte di Magic, soltanto che tipo una certa inizia a pescare tipo Landa. Allora, sì. 4 mana per un cascato, sì. Certo. Streaming. Sì, va. Ottimo. Impulso di Murasa che fa guadagnare 6 vite e basta. Esatto. Che però non si è segnato, vabbè. Ok, e è un East 5, no, 6-5, 5-2, non mi ricordo. Non so se può tirarlo non avendo il target. Dici? Ah, ok. Quindi infatti l'ha messo sotto, no? Sotto il mazzo. Così non si vede. Infatti è per quello che sistemeremo. Non si vede così, non si vede così, devi metterlo sotto il telefono. Ah, guarda che l'ha spostato. Ah, va. Lo stesso. 2 mana, dopo fixeremo questi piccoli problemi. Sì. Board Entry Emissary, aggiunge un mana rosso e un mana verde. Per fare un'altra Board Entry Emissary. Dai, BTE. E poi cosa? Goblin Bushwalker. Peccato che non è comune. Peccato che. No, sì, come no? No, non è comune. Peccato. Figa. È non comune, è più forte. E quindi sì. Cioè, tutto è comune, è uncommon quell'altro. Hai visto? No, Bushwalker non puoi fare, bisogna di 2 rossi. Ah, esatto. Io dicevo. Ma se non se ne accorgono, se Guerra non se ne accorge, può farlo. Esilio Scimmia. Esatto. Manamorfosi. Manamorfosi. E Bushwalker. Altra landa. Cioè, quindi abbiamo fatto una Board Entry Emissary senza fare nient'altro. No, ha fatto un Bolt. Ah, un Bolt, ok. Cioè, gli ha levato la creatura. Beh, comunque. Un altro. E quello. Acid Moss. Moonwally Acid Moss. Moonwally Acid Moss. Si va a tutorare un'altra landa. Si va a tutorare una foresta. Però fai 5 danni sul board, con i. Con gli Islandi non è che. E di là c'è solo un elfo, come si. Tappato. Ma adesso arriva il dinosauro cascante. Ah no, poi tra l'altro non sono 5 danni, sono perché 4. Erano 3 prima, adesso diventano 4. Zanasi con 2 carte in mano. No, 4 carte in mano. Guerra penso che abbia soltanto il dinosaurone. Lì? Oh, bravo. La cosa incredibile della situazione è che comunque, nonostante Guerra abbia fatto 400.000 mana, non ho fatto. No. Ok, voilà. Okay. Che è successo? È diciamo, è l'agitazione dello stream.
Questa mossa, ok. È arrivato. Tra l'altro adesso non può neanche più farla la burda, entra in missile. È Skyfisher, no? Sì, lì. Con Skyfisher. No. Quando entra in gioco fai ritornare in mano una permanente che controlla in mano al proprietario. Perché che è un 2-3 volare? 2-3 volante, sì. 5 mana, un altro slando, questo è... Tutti gli slandi del mondo. Quello che spacca terra, artefatto, come si chiama? Non ti ricordi slando? Non è Pillage che fa... Pillage. No, Pillage terra, artefatto. Ah, è Thermocarst. No, no, era... no, ha fatto Pillage. Sì. Appena peschiamo un bonzo, finta la partita. Forza, botte di 3. Qua, no. Ok, adesso può scendere la Burning Tree. 4. Adesso sono 4 danni. Qui sarebbe forte veramente, Burning Tree into qualcosa... E c'è, c'è. C'è sempre. Beh, non fai mai una Burning Tree senza niente. Beh, dai. No. Sì, è un 2-2-2. Grizzly Bear. 2-2-0. Anche perché non so che cosa hai tanti di follow up al momento. Tira di dietro. Mamma mia quanto. Che bello. Ma che bello è sto mazzo. Sto innamorando del mazzo blu. Anch'io. È dentro di 4. 13. Comunque, cioè, penso che il mazzo di Nicolò non giochi tante lande, ma sei riuscito a pescarle a comando. Secondo me. Ma slando, va bene, terra. Secondo me è una pescata una carta fortissima adesso. Lui, neanche se. No, sono già lanciato sul tavolo. Ma guarda il top deck, direi che top deck, quel mazzo lì di solito vede terra. Invece no. Ah, un altro Thermocarst stavolta. Via, via terra. Beh, la rossa, immagino. Ma tipo, adesso Zanasi si darà dentro le terre artefatti indistruttibili? Tipo. E invece la verde. Vabbè, li blocca tutto il mazzo, forse. Ma tanto, secondo me, fisso se muore di bordo. Foresta dalla cima. Ah, perché una sgonfiava, giustamente, sì. Una sgonfiava Kirdape. Questa è stata forse giusta. Cioè, arriva un pink range. Attenzione. Sono così bionda che quando tappo per attaccare, piego a sinistra. No. Ci dobbiamo dissociare queste sì, cose. Ci dissociamo Twitch dai commenti di Power Legend. Che parte di questa parte? Destra, destra. Oddio. Allora non va. Meglio che non meglio ci sia che la telecamera. La telecamera. Qui comunque si è piegato di tipo 1000 danni e GG. Mucchia. E attenzione, si va a G2. Classico. Si va a G2. Massa è morto. Ha tenuto su da 3 slandi o 4 ne ha fatto? Per mangiare 4 2 Thermoclast, un Muoli e un no, non era quello era quello che fa 2 danni anche quando distruggi una terra e fai 2 danni. Ah, okay. Quella di Mirrodin. Sì. Sì. Li abbandono, a dopo. Ciao Vancio. Bene. Matchup secondo me dovrebbe essere. Vediamo anche la side, vediamo un'occhiata. Anche se in assenza di list. Ah, è vero, chissà, è vero. La vedi un po', eh? Quello non so cosa sia. Se conosci le carte, sì. Esatto. E ragazzi, cioè, noi ci mettiamo il cuore, ok? Sì, e... vabbè, ma la gente sicuramente. La gente ormai lo sa, sì, cioè, la gente si collega a Fanfarale Magic esatto. Per ridere di noi, non guardare. Questi qua quanti non sanno un cazzo e si improvvisano, effettivamente. Esatto, sì. Effettivamente è così. Se lo state chiedendo è proprio quello. Sì, sì, sì. Andiamo a dare un po' di sostegno. Bene, allora, direi il matchup per Rib. Se Guerra avesse trovato un payout, cioè tipo fare veramente un dinosauro cascante o qualcosa. Perché hai gli altisauri, vero? Esatto, che tirano fuori. Esatto. Okay. Allora, cioè, diciamo che sarebbe stato un'altra partita. O comunque se anche Nicolò non avesse pescato lande e che gli avessero premi- e aveva una bella mano che poteva aggrare. E sì, è stata una partita un pochino anomala secondo me. Anche perché poi il primo grosso che gli mette sul campo fa da muro infinito perché gli sì. Si schianta tutti. Sì, tranne sì. L'unico che ha fatto in questo game che è morto da un bolt. Esatto. È vero, cioè a 3 di culo. Perché il dinosauro mi sembra un 5-6, no un 6-5. Sì, basta che sia sopra il 3. Esatto, il pirata mi sa che sia un 6-2. 6-2 o 6-3? Forse 6-3. Secondo me 6-3. 5-2 è l'altro, il Commodore. Dio bello. Tipo Direfleet Commodore. Esatto. Li so anche i nomi. È incredibile, incredibile. Ragazzi, quasi qui studiato. Siamo arrivati a livelli di professionalità. Stiamo tenendo su tutto con del nastro adesivo, è bellissimo. Letteralmente la stream è tenuta da un nastro adesivo.
Non è figurato questa cosa. Nonostante stagione abbiamo speso tipo 600 ore di attrezzatura, ma comunque la cosa più importante del nostro arsenale è ancora quello. Allora, però dai, è tutta un'altra vita. Sì, no? Sì. Qui vediamo una mano con un bolt, quindi un removal. Un Mulwoli Acid Moss, quindi uno Slund, un altro di quelli... Vai a cercare come si chiama lo Slund, che non me lo ricordo. Scrivi... Sì, vai. Si faccio un bel filtraggio. Però invece c'è un Mulligan. No, con il Bolt quasi l'avrei tenuto. Dipende quanto terra è. Ne ho viste tre. Se uno... Figa. C'è questo autofocus che dà dei qualche c'è piccolo problema. Un po' sballa. Quando si muovono tanto, secondo perché... me. Perché... quando Mulligan. Esatto, quando... Vabbè. Allora, più che altro speriamo si senta bene. Se avete dei problemi in stream, se non sentite audio o qualcosa, fatecelo notare che cerchiamo di sistemare. Ok, questa mano è già più ok. C'è terra doppia neve, c'è un utopio sprawl, c'è un arbor elf. Thermocurst mi sembra di vedere. Sì. Invece non gli piace, ci va a 5, hai male, male, molto male. Invece tiene keep a 7 direi per... Non so che cosa voglio cercare, cioè cosa stai cercando. O non sto vedendo bene che cosa. Molten rain. Spaccalande fa due danni, giusto? Yes. Ah, beh, questa. Non ho capito che mi chiede. Quella lì la conoscevo. Se non era basica. Se non era basica. Si va a 5 adesso, vediamo. Questo è, penso sia un obbligatorio keep, ma. No lande. E non lande, infatti vai. Cioè, è che ha buttato via una mano che era comunque giocabile. Forse che sì, giocava. Non lo so. Forse non ho visto bene le terre. Tu dici, forse mancava una terra? Forse mancava il colore. Me, sì, non aveva troppe terre. È molto strano che spinzere. Secondo me non c'era la doppia neve. Forse secondo sì. Secondo me sì. Quindi aveva solo mono rossa, 4, è stato obbligato. A 4 è quasi una sentenza. Vabbè. Dove pescare bene. Ok, beh dai, c'è l'elfo, c'è la terra neve. E c'è... c'è un payoff. Elfo, terra neve. Col verde, scuro. Quasi è giocabile, secondo me. Se pesca una landa dalla cima. Quindi si può giocare. Terra neve elfo. Poi. Utopia Sprawl. Non so che cosa sia quella carta di Claudio. È una creatura. Oh, un altro doppio sprawl. Questo. Cambia le cose. Sì. Cioè, dopo quella terra lì genera 6 mana a turno. Ah, una roba di elfo che fortella, secondo me. Ah, sì. Può essere una roba che fortella. È l'unica carta coperta in Vault. Però non può tirarlo. Ok, adesso sì. Sì, ma era solo... ma no. Peggio. Molto vabbè. Peggio. No, vabbè. Fatto uno adesso tipo Bolt and a capo. Volta? Manca un verde, c'è un verde in pool, lo vuoi usare? Dai che lo voglio usare. No, passa il turno. Beh. Guerra qui, inizia a essere sotto un treno. Attenzione. Si gira questo. Ah, è lupo! Che cosa fa? È quello che fa pescare, è un 3-3 che fa pescare. Quello è fortissimo nel limite di Kaldheim, sì. Quello lì. È Sarulfo. Un'enciclopedia. Sarulf Pack Leader, credo sia. Mentre Sarulf la leggendaria è rara, questo qui che è nero verde che fa un. C'era una cattle però l'ho pescata dopo. Molto bello il mazzo di Nicolò, devo dire che mi fa venire voglia di montarlo. Thermoclast in ah, quindi è una è una pianura quella lì. C'è un bolt in mano, sì, è pianura verde e bianco. Qui il Bolt potrebbe fare il turno in cui fa Bolt e un altro doppio sprawl. Ma secondo me non è ancora... Sì. Beh, perché lui è più grosso. Cosa fa quello lì? Ah, penso sia quella che gli dà mana verde. Fixa, sì, quando la tappi da solo verde. Esatto. Quindi continua a avere. Quanto è grande quel lupo? Un 2-3? Un 3-3. Ah, ok. Quindi già ha bloccato la board. Beh, dai. Beh sì. Cioè, comunque il primo Bolt che trova è un muro fragile. Però ne ha già fatto uno. E sta guadagnando tempo, Un mana bianco-verde. Poi non avendo le liste, non sappiamo neanche che cosa. Ah, che è stato anche lui un Abundant Growth. Pesca. Pescato un'altra terra, mi sembra. Non so. Sembra ancora incredibilmente con un Mulligan a 4 e trovando un lupo che gli ha fatto pescare una carta. Ciao, sì, grande. Se riuscite, cambiate l'intestazione del video. Ah, giusto, è vero.
Purtroppo. Ah, giusto. Ah, grande Viga, grazie mille. Se ci ricordiamo dov'è? No, lo so dov'è. Informazioni sulla diretta. Allora, Nakato l'attacca e Treda con il lupo. Guerra pesca. Tremana per fare. No way. Pari bombardment. Buona. 2 danni a tutto. Oh, mamma. Incredibile. E qui il Mulligan si è pareggiato. Ha fatto un 3-1. Terra. No, il Mastro di Michele ha bisogno di più di 3 mana. Però intanto che lui sta guadagnando team. Sì. Però se non pesca le mani. Adesso un bolt per fare quello Rotvala lì. Credo sia quello che con Domain tappi e prendi e si pompa. 3 mana. Vediamo un po'. In mano c'è Moonwally, un altro Utopia Sprawl che ha lanciato tutto sul gruppone di quella foresta. Incredibile. La foresta più lunga che abbia mai visto. Vai. Metti un punto esclamativo per fare hype. E per dire i comandi. Esatto, quindi fine, vai. Ottimo. Ha fatto un altro fixer Zanasi. Un altro fixer. Continua a non pescare nulla. Si attacca di Rotvalla. 2 danni. Guerra pesca. Una landa, credo. Terra, infatti. E adesso si ha 5 mana. Un ragnone. Raggiungere e penso faccia qualcosa. Quando entra in gioco è un 2-4 sicuro. Ah, fa 2 token forse. Però andare a vedere, Nico. Corri. Enciclopedia umana. Allora. Per il resto Viga si sente bene? Dacci dei feedback, caro amico. Ci sta. Oh, cioè, sto mazzo qui sta tenendo un Mulligan a 4, ragazzi. Io sono sconvolto da sta roba, Sì, penso un caso. Cioè. Ah, oh. Forse cercava veramente il Fiery Cannonade e ha workato la strategia. Con quanto è sceso? 4. Sì. 1000 mana per Zanasi. Che fa? Ok, questo qui. Ah, questo qui è un 3-3. Trample che fa un tesoro tappato quando entra in campo. No, tocco letale anche, no? Tipo? Non ha delle abilità? Mica pin. Sì, è un gatto. Giusto. È un gatto. Penumbra Spider, vai, cosa raggiungere, fa? Quando muore fa un 2-4 con raggiungere. Ah, figo. E quindi non so cosa sia quel dadino. Qui si guarda una traduzione. Ah, forse perché non si ricordava. Token lo fa adesso. Allora, vediamo il gatto di Capen. Ok. Allora, 5 mana per guerra. Vediamo. Sono aumentate le terre dallo Snix. Sì. Eccolo qua. No, Vigilance Trample al gatto. 3-3. 5 mana e il lupo. Si pesca. Incredibile, ma sto tenendo una cosa. Quanto ha tenuto lì il board Saruffo? Madonna, Saruffo ha la svoltata. Qui adesso tra poco Zanasi tirerà un Emrakul a mano. Ah, lui ha visto solo terra, lui ha visto solo spell, tipo. Sì. È andata così. Guarda, ancora!
Sì, però cioè, tipo adesso metà del mazzo di guerra non fa niente perché. Esatto, perché sono slandi e esatto. Tipo col monterreno in mano. No, infatti. Oh. E terre. Esatto. E terre. Boom, spacchiamo quella che ha più permanenti. Via. Il dadino 2, che cos'è? Non lo so. Secondo me è il token che ha fatto il ragno. Però non so perché l'abbia messo subito. Lo faceva alla morte. Però vabbè. Dovrebbe essere un 2-4. Il ragno sì. Ciao Michela in stream. Carissimo, come sempre. Tutto bene. Da un sacco che non ti fai vedere, maledetto. E beh, ma... Che ognuno ha i suoi gusti. Ok. Baccato, che è un 3-3, voglio sperare, sì. Foresta, un po' mancare. Dai, peschiamola una bomba atomica, Michele. Dalla cima. Lì. 4 mana, 6 mana, il dino, no, sì, i pirati. Sì, sì, cascantino. Il Commodoro, quello. Commodoro, sì. Bolt! Oh mamma mia! Dimmi, no, dimmi che la ribaltiamo. Sì, dimmi sì, sì, no, beh, è già vinta. Sì, sì, il dado sta picchiando, quindi credo sia. Il dado si è girato. Quindi sono. Si è girato Giroux. Sì, allora. Sì, 6-3 il. Te l'ho detto. Boarding era? Party. Ah, non è il Commodoro? No, il Commodoro è il 5-2. 5, ok. Ah, ma è quello che dà l'inizio. Quello che si gioca in Legacy. Sì, quello sì. Che si gioca in Legacy in quel mazzo stranissimo. Sì. Vediamo il top deck di Zanasi, che secondo me è incredula da quello che sta succedendo. Fortuna che sta valendo l'abbiamo registrata, perché. E soprattutto fortuna che non c'è un microfono là, perché secondo esatto, me sì, arriverebbe sì, più, sì, una, più una bestemmia. Ricordiamo il cartello della bocciofila: le bestemmie sono sintomo di ignoranza. Tipo, esatto. Ma... Questo qui è tipo una bestia, anche lui. È tipo le un 3-3. Qua sarebbero un, molto utili. 4-4. Penso che era una bestia generica. Dai, è di Rise of Eldrazi. Vabbè, quello come hai fatto a capire? Lo so, bello, io sono database. Credo. Si pesca. Secondo me è un tizio che tipo con 6 tot land si gonfia. Poi stanno giocando a cassasso carta forbici. Propone forbici. Carta. È a 4 giusto o a 5? 3, è a 3. È a 3? Sì. Comunque è tipo uno zoo puro vecchia maniera, sì, quello sì. Lì, è proprio secco. Sì, e si slanda e via. Sì, Aura Gnarlid. Aura Gnarlid, prende più uno per ogni aura sul campo di battaglia. Top! Eccolo lì, mamma mia, basta chiedere, grazie mille. Allora, vediamo la set di guerra. Che cosa cercavano i Mulligan? Sicuramente Weather the Storm, Fiery Cannon e Penumbra Spider, anche quello lì appunto carta da side. Mentre invece Zanasi cosa potrebbe aver messo? Direi ha due Lone Missionary, però non è 3 Smash to Dust contro artefatti. Che non niente in realtà. Reliquie di Progenitus. Niente da. Dormiente di Benaria. Ma cosa è successo qua? Ah, è iniziato, a slandare. Peso. Le chiamate sono arrivate. Esatto. Beh, ma c'era 100.000 terre. Ah, vanno no, via. Erano incanti su terre. Ah, sì, erano incanti su terre. Erano un sacco di incanti. È per quello che gioca la Ragnardo, perché prende certo. Più uno per ogni hour. Terra. Incredibile. Zanasi sta impazzendo, lo sto vedendo che sì. Ha le mani nei capelli. Là, il dinosaurone. Vabbè, qua. Si gira. Anche perché Zanasi ha 19 terre dentro. Madonna. C'ha 4 montagne, 7 foreste, 2 pianure ragazzi, e 2 coppie delle due. Si va a G3. Abbiamo G3, chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo già piantato, 4, G3. Abbiamo già piantato i chiodi nella bara. Lui stesso forse. Incredibile. Questa cosa è assurda. Che gioco è Magic, mamma mia. Assurdo, mamma mia. Poi immagino già il pianto che arrivava dall'altra parte. Sì, sì, beh, chiaro. Che uno dei capostipiti. Esatto, il fondatore. Il gran visir della Tech, un sensei, diciamo così.
D'altronde però se non ci fossero anche queste partite qua, cioè nel momento in cui non leghi a 4, cioè sei morto per forza. Esatto, esatto. E invece lo sculo e bello, il pianto vince sempre. Cioè dico, no, tra l'altro adesso è una fase dove hai capito che è un'arma talmente forte che non ce l'avevi neanche, non riesci più a farlo. Ma non ne ho bisogno. È troppo potente. È troppo potente il pianto. È tipo un potere oscuro. Ti consuma. Puoi incanalarlo poco. Poi vittoria per i nostri Morandi. Grandissimi. Puoi apprendere questa capacità non da un genio. Hai vinto anche la mia. Vittoria 2-2 per adesso. 2-2 Ferrara Magic. Franco viene qua, vuole fare un commento. Vuoi salutare a casa? Ok. Allora, ci chiede, in sala ci sono dei Jeskai Ephemerate di quelli che rampano sparandosi sui ponti indistruttibili. Dopo guardiamo, guardiamo il field. Attenzione che guerra tiene. Kirdeid! Kirdeid! Con l'arte di Therese Nielsen, ci tengo a precisarlo. La più bella del mondo. Beloved. Terra Elfo. Arbor Elf. Qui, tentativo di tracing importante. Foresta, Kirdeid, 2-3. Nakato. Easy. No. Abundant Grow into Bolt. Sorry. E? No. Abundant Grow into... Un altro Abundant Grow si pesca. Ok. Turbo Drow. La picchierà. Sì. Fine. Non si para con lei. No. Strano. Beh, sì. Non l'avrei... Creatura. Creatura. Sei pescato il lupone. Carulfo. Quella è. Sì. Ma davvero base... avevate dubbi? È RG e c'è Pirani in telecronaca. Succedono solo effettivamente. Io mi ricorderò, se volete andare a vedere sul canale YouTube, tipo una top 8 di Ferrara Magic in cui sta contro Infect. Che tipo con RG Ponza, matchup impossibile, ha pescato 4 volte, cioè 8 volte in due partite. Se lo ricordo bene Roby. 8 volte in due partite, sì, io sì. Sconvolto. Si fa anche lui c'ha il gatto quello con Vigilance. Esatto. Jewel Thief. Potendo. E via, e si fa il tesoro tappato. Allora, quello è un altro bel blocco. Eh sì. Per Kirdeid non gli passa più sopra. In mano c'è anche un Penumbra Spider, quindi se si vede una terra direi che è la fine dell'aggro. È qua che bisogna vedere i Bolt. Sì. Però dopo c'è un Sarulfo che ti entra e pesca almeno. Ma c'è anche un Penumbra Spider, quindi c'è anche, 2-4, c'è anche il ragno? Non sì. L'ho visto. Non si incastra così bene. No. Perché c'ha le creature che sono comunque più grosse. Dovrebbe vedere delle rimozioni, quindi. Ma dietro... Allora, c'è Smash to Dust, non fa danni. Fatto. C'è Bolt. No, dico dalla niente. Side cosa potrebbe essere arrivato. Ah, niente. Qui ci sono gli anziani della bocciofila che tirano madonne. Danasi. Chieri con la torre dell'alba. È quello che fa? Penso che quando entra in gioco guadagni delle vite o profetizzi o distruggi un artefatto. Aspetta, sta arrivando. Secondo me è quello di D&D o... Sì, D&D. Sì. 4 mana guadagni 2 questo. Sì, questo qui 4 mana Vunvuli muschio acido. Chierico è quello che dicevo io, quando entra in gioco scegli uno o guadagni 2 vite o distruggi un incantesimo o esili una carta nel cimitero. Niente, non ci aiuta. Doesn't help. Alla fine non avrà sideato praticamente. Ah no. Dormiente di Benalia? Non la conosco. Dormiente di Benalia, adesso vado a cercare. Tra l'altro qua scritto Benaglia, ci tengo. Ah, da nulla. Sì, beh, attimo. Io trovo una... Game loss. Game loss.
Quando entra in gioco, sei kickato nel giocatore su che fa una creatura. Allora questo sì. Ma oddio, non beh, so quanto oddio possa aiutare. Quanto lo kickeri? Ah, uno nero. Uno nero? Sì. Ah beh, 5 colori questo mappa. Ah, 5 colori? Sì, perché c'è anche Tribal Flames. Tutte le aure che dà ai cosi, tutte le aure che ha. È vero, giusto. Noi. È vero. Vediamo. Quanto sono stupido che non c'ero arrivato. No, no, era. Mi hai fatto apposta per vedere se ero attento. Allora. Landa intanto c'è. Poi. Intu. Due mana. Tre mana. No, due mana. Tribal Flames. Tribal Flames. L'abbiamo chiamata e c'è. Via. Fuori dai coglioni. Quella. Lettina. Si vede in ogni formato dove legale. Indica una carta fuori campo ed è spostata anche una pianura, quindi. Addio. Tre danni, presumo. E si mena per 5. Stappa. Si è pescato una non terra. Adesso direi che è il momento del Penumbra Spider. Blocchiamo questa race. È arrivato. Boom. Un muro invalicabile. Ma sono. Scusa, cioè, non sto capendo. Quel ragno lì. Sì. Il token lo fa la morte. Sì, vai lo. Prova a dirglielo. Allora, vediamo un attimo. Penumbra Spider. Sì, sì, tutti i penumbra lo fanno alla morte. A meno che non sia. Aspetta, è una cosa diversa. Ah no, è Penumbra Spider qua listato. Ed è entrato a 4. Ma allora non è. Qui è listato Penumbra Spider. Okay, sì. Quando muore fa un 2-4. Con ma tutti i penumbra lo fanno. Sì, sì. Fanno se stesso, solo che è nero quando muore. Prova ad avvisarlo. Sì. Allora. Lì è andato giù. Cos'è quello? Attenzione, abbiamo fissato. Sì. Ah, quello lì prende più uno per ogni tipo di terra che ha. Qual è? È. Effettivamente era così. Luciano adesso. Per me è Praticanti di Malta. No, Matla. Qui abbiamo fissato la situazione. Sì, 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 sì. La situazione effettivamente alla morte. La carta peraltro era in italiano. La carta? Era in italiano. Ah, la carta era in italiano. Quindi era il ragno della penombra. Sì, 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 sì. C'è scritto quando muore. Ma prima è stato decisivo questo? No, è la parte che ha perso. È la parte che ha perso che l'ha fatta. Sì, sì, sì. Qui non ha avuto tempo di bloccare. No, era il game di prima, no? No, no, credo fosse il primo quello che ha perso. No, ma era. Non era. Cioè, era la partita che ha vinto, ma non era decisivo. Cioè, ci ho fatto caso. Mm. Sì, sì, no. Inizia negli Islandi sopra. Sì, quello lì è. Matkla Rioters, tipo, e prende più uno per ogni tipo di. Di terra che controlli. Quindi adesso esatto. È un 2-2. È quello che. È di. Vespro o Landa Tenebrosa e quando non c'era ancora non si chiamava è il cavo territoriale esatto. Che costa di più e esatto, che non ha l'abilità non si chiama Bolt sopra Penumbra Spider dopo che ha fatto il blocco quindi non ha domain perché esatto. non c'era domain è l'altra abilità quella non mi ricordo come si chiama pesca è no lande per due elfi
si pesca con il lupo da Eland, qui da Cina. Tra due tesori, poi quelli lì sono, no, no, sono gli spider. Ah, lo allora l'ha già usato il tesoro. Sì. Si stappa per lanciare un bolt? Il token 2-4 Spider Nero non, neanche nei miei sogni potevo tirarlo fuori. Via. Bolt. Si stappa. Pauper può venire fuori di tutto. Esatto. Terra. La board è di nuovo stabilizzata. Tu dici? Dici beh, che, sì, che c'è basta un, il 3-3. C'è un 2-4 e un 3-3. Lui ha un 3-3 e un 2-3. Sì. Ah, perché c'è anche 2-4, vero? Guarda, ha aggrappato alla vita. Guardate il nostro Franco quanto è felice. Il nostro Franco è felicissimo, se va a prendere un bel tè. 97 che lo mangiate qui. Ma se sei. Sì, sì. Ma se sei uno. Eh? Sei uno dei nostri giocatori di punta, Franco. Sei uno dei nostri giocatori di punta. Termoclass sopra foresta. E qui comincia la noia. Board stabilizzato, si inizia a slandare. Quindi tutte le creature che farà Zanasi saranno sempre più piccole. E anche direi, gli spari, direi, anche gli spari, esatto, direi proprio orrido matchup. 3 mana, Auragnarl. Al momento è un 3-3. Comunque sta sotto il ragno. Guarda, se stappa e fa un altro slando, direi che chiude la partita. 2 mana per Tribal Flames. Tribal Flames. Chiamata. Ci sta. 3 danni a. Si attacca. Si para al 3-3. Si prendono 2 danni. Si va a 7. Però dopo. Top deck. 7 non sono tanti. E il mana. Quasi avrei tanto aspettato a fare quel Tribal Flames. Non tu lo dici? So. Volevi tirarglielo in bocca? Secondo me non ha life gain questo mazzo. Per, cioè, c'è la Pulse of Muraz. Quanti ne gioca? Poi arriva un altro slando. Pulse of Muraz è uno solo. Quindi. Cioè, se ci pensi già ai 2 Tribal Flames sarebbe morto. I 2 Tribal Flames. Sì, se non gli leva altri tipi di terra. Però perché se comincia a lasciargli solo sì, foresta sì e montagna, fan un botto da 2. Sì, sì. Ha fatto 3 mana per fare che cosa? Avete visto? Un altro slando? Un slando da 2 danni. Foresta. Si vedono terre al top deck, che è proprio quello che vogliamo qui vedere. Qui si può piegare con le 2 bestie. Sono sempre 2 danni. Sempre 2 mangiati. Qui si fa un po' di chip damage, no? Butta via. Ma non poteva attaccare anche con Gnarlid? È un 2-2. Parava col ragno, sì, è un 2-2 adesso. Non ha aura. Nuvoli, slando. Questi sono altri 3 danni, altri 2 danni che gli arrivano. Se guarda qui top deck un bolt, sì, scusate, se Zanasi. Molto in range. Beh, magari può decidere di. Sì. Decidi di bloccare con quella con l'elfo. Però se blocca con l'elfo, tutta la roba che è in mano non la casta. Cioè, questo è il problema. Beh, adesso ho appena tutorato una landa. Però sì, la situazione è meno fresca di quanto sembri. Anche un'aura comunque svolterebbe la sito. Si attacca. No, non è un bolt. Ok. Questo cambia le cose. Cambia tutto. Qui io bloccherei l'ognare e bloccherei anche con l'elfo, mi cago troppo addosso. Sì, sì. Tutta la vita. Ecco, bolt. Top deckato. No, ha sbagliato. Sì, sbagliato. È un attacco folle se non. Sì, infatti. Se non pescava a terra. Non pescava a terra, in mano aveva soltanto le drop a 6. No, diciamo che era facile la lettura di bolt. Sì, sì, di là. Volevo tenersi l'elfo perché se non poteva fare niente, però. Vittoria 2-1 per Zanasi. Close. Ci siamo. Non abbiamo un tavolo di backup. Abbiamo un tavolo di backup al momento. Però possiamo approfittare per un pochino di tempo in più per far vedere il camper in camera. Vado a prenderne uno intanto. Mi lascio così da solo. Mi stai qua. Vado. Com'è questa tua prima esperienza? Seconda esperienza? Vieni più vicino. Fatti vedere da tutti. Eccoci. Ah, che bello che è.
E bene, quindi noi siamo i due massimi esponenti del formato. Sì, 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 noi siamo. Io credo di aver fatto il peak della conoscenza. Aver giocato Pauper tipo tre volte. Io ho comprato il mazzo montato, ho giocato For Fun due volte. E te l'ha bannato. Bannato una volta, ho fatto quattro ban. Quattro ban diversi, mi sono coccato. E niente. Quindi. E boh, io gioco soltanto, cioè, praticamente lo stesso mazzo che gioco in tutti gli altri formati lo gioco anche in Pauper. Vabbè, io la stessa cosa, trono. Trono e OR. Trono in Pauper, trono in Modern, trono ovunque. Bene, abbiamo chiamato il. Vengono Pincrenzo. Ah, anche quindi Paolo Stream. Abbiamo voglia di. Noi diciamo, gli lasciamo due sedie. I nostri errori. Beh, dai, c'era solo una pedina di colore. Una pedina. Ma di sì, vabbè. Beh, ma lì non è stata qua, circondato dai player. La landa che è tipo con lo zaino che portava tutto. Beh, allora, cioè, intanto abbiamo visto vincere una partita con un mulligan a 4. Balla. Incredibile, cioè, non ho più visto niente. Ho pescato terra, 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 aura che terra, terra, terra. E ho pescato, continuo a pescare quello. Esatto, mentre invece comunque ha iniziato a ingranare te pian pianino, ha fatto quel lupo lì che ti ha salvato la vita, che tipo ha bloccato completamente tutto. Sono d'accordo. E niente, adesso cioè questo G3 qui anche qui non hai, cioè in mano avevi soltanto troppa 6, non sì, hai visto sì, una terra, tre buche rosse, quella verde, mi mancava la lama. Questo blocco, questo non blocco qui è stato un po' greedy, però ci sta, cioè morivo comunque. Esatto. Crepavo comunque, mi morivano gli elfi. Esatto. Esatto, quindi è proprio sfiga da lì e sì, cioè l'ultimo game comunque è stato giocato molto bene. E parere sul matchup, come vi sentite? Io è la prima volta che faccio, cioè ho fatto tre partite di Pauper nella mia vita. Ok. Sono molto qui sincero, c'è l'angolo degli esperti. Mi è stato fatto un mazzo, ho partecipato e quindi ho detto semi costretto. Però no, a livello di matchup credo che secondo me dipendeva molto da una questione di velocità mia. Sì. Cioè, se io mettevo giù una, un certo numero di roba messa bene, un po' bardata, lui non tirandomela giù faceva fatica distruggendomi le terre. Se io ero lento e lui mi distruggeva le terre, un casino. Infatti sì. Dopo quando non ho più visto nulla è... O comunque se faceva tipo la partenza Arbor Elf, Utopia Sprawl e il ragno. Tante Burning Tree e poi svegliare. Quella è buona, quando ne trovi due in mano è buona. Anche perché te non hai praticamente niente da side, non ci hai messo niente. Che mi aiutasse secondo me no. Hai pensato di metterci i dormienti questi qui di Venalia? Sì, però è... Ti ho detto, avendo fatto tre partite, ho detto vabbè, ho visto che comunque la prima è andata bene, se scendo bene, scendo bene. Sì. Diciamo che l'ho provato a fare senza andare a fare troppi cambi subito, non ho l'esperienza per arrivare a fare. Abbiamo visto BTE, pensavo, Bolt, Nakato. Ho sbagliato a sparargli il Bolt sul ragno, quello sicuro, quello okay. Ho proprio sbagliato, infatti quando l'ho fatto dentro di me ho detto un paio di cose che per fortuna non si sentono. E... il Tribal Flame dopo l'ho dovuto tirare secondo me sul 3-3 per riuscire a prendere un a po' passare, di board sì, però sì, tornando indietro forse un paio di botti gli devo sparare a lui. Infatti, più che alle creature, e però l'ho vabbè, detto anch'io sì, l'ho detto, quello è magari anche l'esperienza, di sì. Capire un attimo un mazzo, il matchup. Certo, ma invece da Michele si è messo dentro, penso, io Weather the Storm, no, non si mette Pyrican per un Blue Spider. Okay. Weather the Storm no, perché cioè forse sto dando se parte tipo Burning Tree, sì, altra spell. Fine, cioè la Canonade si è fatto un po' urlare. Sì, no, ma infatti pensavo di aggiungerne uno. Ammettiamo che ti avevano girato per morto. Ah beh, sì, a Mulligan a 4. Ma anch'io, io. Mai, credo che c'erano i due incantesimi. Dai, magari su stronzo tengo botte. Ha funzionato. E, ma te invece hai già giocato un pochino di più Pauper? Io ho fatto tre tappe qua in Bocciofi. Ah, perfetto. Infatti contro lui, cioè contro il suo mazzo non l'ho mai visto perché okay. Qua girano alla fine gli artefatti, Affinity, mono blu, sì, mono rosso, magari. Mono rosso. Infatti dei tire eccetera nessuno dei due l'ha portato, cioè i vari Affinity. Ma io in generale non porto tire nessuno, sono contro portare. Ricordiamo il tuo The First Sliver in Centurio. C'è andato anche a traccia nuova dentro. Esatto, bellissimo. Fortissimo. Bellissimo. No, è più bello, guarda.
Va bene, dai, carichi ragazzi. La cosa più importante è non imparare da questa partita. Esatto. Non guardate questa partita. Fate il contrario di quello che fate il contrario di quello che abbiamo cancellate fatto. Cancellateci due. Ciao ragazzi, grazie. Grazie. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ottimo, direi. Bene, quanto manca? 5 minuti ai turni. Easy. Cosa facciamo? Io direi che possiamo anche semifermarci un attimo e vedere pausa. Sistemare due o tre cose che erano così che non andavano bene, poi dopo ci ritroviamo. Tra una decina. Ma che belli, di ciao minuti. Ciri, ciao, amore mio. Oh, ciao. Mamma mia, mamma mia. Così, facciamo un po'. Sì. Ma non è proprio, non è inquadrato, ragazzi. Nice. Ciao. Bene. Va bene. Allora, andiamo in pausa un attimo e ci vediamo tra poco. Bye. Ciao ciao!
Ok. Sono solo dei fan. Direi che ci siamo. Ci siamo, perfetto. Ok. Chiarelli Perria. Perria. Abbiamo Perria, appurato la pronuncia. Sì. Tra l'altro Perria c'è già dei fan. Cos'è dei fan? Sì, eh. Vai Sami! Nemoschi. Devo vedere Sam. Mamma mia. Primo messaggio in chat, grazie per il Nemoschi. Quindi grazie. Beh, metti il follow. Metti. Sarà, l'avrei messo e non ci siamo proprio bella per non ci sono gli alert. Pessimi streamer, esatto. Sì, infatti, per cui. Va bene. Comunque partiamo da lì. Allora, Perria è il classico Rakdos Barn che. Ok. Due Gourmet Gangler, Scrapwork Matter. Spero che è una carta da Pauper anche. Senta il cane artefatto. Di Brothers War, quello che è in okay. Il 2-1 rapido. Ah, ci sta. Con Anert. Vabbè, ma adesso. Non lo conosci, te lo sto raccontando io. Sì, sì. No, cioè, io, beh, per la mia conoscenza, ma soprattutto delle nuove carte, cioè, non giocando neanche Pioneer o Standard. Di questo ti devi vergognare. Quello, lo so, sei il pioniere del Pioneer, no? E poi niente, classica. Abbastanza grandissimo, grande Nemoschi che ci lascia e ci spamma pure nel gruppo di Parma, grandissimo. Ottimo, idolo. Grazie mille. Vieni a giocare la prossima volta, ti paghiamo il caffè. Chiarelli invece mono blu fatte, 18 isole, lisce. Pulito, cosa serve? Non servono altre. E poi non giochi più. Esatto, tanto ne bastano 2-3. È una... che cos'è? Una dual full art. Una dual full art. E il bridge? Ma non ci sono full art quella lì. Non è una. Conosci addirittura quali carte ci sono full art o no? Io. È la. Credo. No, può essere che sia il Carnario Rakdos. Può essere, perché mi sono perso il primo turno. Dall'immagine mi sembra. Dai, sarà il Carnario full art quello lì. Te lo dico. Ok, di là abbiamo picchiato e ninjato. Ok. Botto, galvanica. Subito. Dai, galvanica. Questi niente. E risolve. Ci pensa. Stiamo già pensando. Sì, ci si pensa. Qui ci si pensa. Qui ci si pensa. Qui ci si pensa. È una galvanichina, sì. Vuoi dirgli? No. Però io ho visto un Pierce. Ho visto un Pierce, quindi sicuramente si potrà pensare. Into. Ciucciotto. Eccolo lì. Pierce è arrivato. Ha detto ha degli altri fan per Sam. Fagliela pagare. Attenzione. C'è la squad, la gang. Dai. Quindi dobbiamo tifare per forza esatto, per l'altro. Esatto, dobbiamo bilanciare la situazione. Questo è il Drosford Bridge sì. Che entra tappato. Ci pensiamo. No, ne ha due adesso. Però ha tre mani. Fieri Temper. Ma nessuno. 3 danni, però questa qui non l'abbiamo fatto di Madness. Sì, che l'ho giocato sto mazzo. Sì, sì, io mi se vai a ruota, è quello lì, non lo conosco. Ma è quello che ha fatto prima turno 1 che poi l'ha ninjato, però non so. Ah, ok. Presumibilmente adesso non ha altro da fare. Però a flash sarà questo intruder, sarà Brainbarrow intruder. Sì. Looting e counter, no. Spare Slatter Sprite. Sì. Counter a 1, esatto. però lì c'è la open. Ma non ah no, pagare. Counter a secco pari al costo. Pari a 1. Al numero di fattine. Pezzo che non la vedo giocare quella lì. Mi ero dimenticato quanto era fastidiosa. Mamma mia. Beh, per antonomasia le fattine sono fastidiose, proprio di lore. Ah, ma è molto forte Fritzel su Steam quel mazzo, eh? Via. Ok, quindi... Quindi c'è ha l'abilità sparato, in, esatto, c'era l'abilità in pila e quindi counter a 0. E quindi il looting però facciamo pesco 2, scarto 2, mana chiuso però. Comunque qualcosa ha ottenuto. Au.
Mi diresti tu e niente. E niente. Quindi scarta grande fornace e il ciucciotto di prima. Bacio della vampira. Però dall'altra parte Federico non sta facendo lande. Ma è un pari schisso. Ma se non fa lande... E tappo 3. Un counterino a turno. Però. E di nuovo... Per sto giro secondo Spellzatter Stride, secondo estratto. E landa, l'hai chiamata. Eccolo qua. Wolf One Mind. Pesco 2, se controllo un umano e un non umano. E l'incastro. Stavo aspettando quello. Sì, Era lì. Stavo aspettando giusto l'Olanda attacchiamo per fare entrambi. Picchia per 3. No, 2. 2. Poi ninja. Mamma mia che... Mamma mia quanto male. Mamma mia. Sono 4 danni e però dopo sono di nuovo... Mamma mia, che di nuovo i counter. Che molesto questo mazzo, incredibile. Stai già provando... Io, guarda... Stai già provando fastidio, sì, vero? Sì. Io ragazzi sono tipo anche il massimo esponente dell'odio verso il colore blu. Non lo so qua. E no, e questo no. No, e questo no. Cioè... Poi di quelle cosine piccole, no? Sì, sì. Proprio l'incastro giusto, un mana, due mana, perché loro fanno tutte le loro robe, uno se lo tengono lì, va. Ai ai ai. E se anche non ha un cazzo lo può fintare. Esatto. Tu ti caghi comunque, ogni volta che provi a risolvere qualcosa. Cioè, tutto è però una, qua è un mind trip incredibile. Si picchia. Allora, vabbè, tap out, Faithless ha risolto. Ok, quelli al cimitero perché c'è una con Unearth. Allora, quella lì è smash to dust. Che spero fa? Si sta rimbalzando. Smash to dust. E rompi artefatto o fai 3 danni a una creatura, mi sembra. No. Cercare, c'è un parano. Magari lo faccio col telefono. Ok. Poi c'è il Kitchen Imp. Fa un danno a tutte le creature che controllano gli Oppo, non 3 danni. Ah. E distrugge una creatura con effetti particolarissimi. Molto forte, allora. In Pauper sì, perché c'è anche Muricombo, sì. Robe artefatti. No, forte anche main deckarla come ha fatto lui. Muricombo. Muricombo. Qua questa aspetto solo di vederlo. E dipende se ci sono dei giocatori in Muricombo. Ma in par schisso. Ok. Com'è il meta di Pauper? Beh, di solito dovresti andare su Barn, okay, Affinity, Dimir Control. Qui stiamo vedendo Mono Blue Fairies. Che è anche già un buon 5%. E poi dopo sono tutti tra Hordes of Ephemerate, che però mi diciamo ora è uscito recentemente. Il classico Tron. Boros Synthetizer, che mi è sempre piaciuto, è quello col falco. Ok. Ti rimbalzi artefatti, comunque ti fanno valore. Muricombo. Muricombo, 3% del meta. Pentacolor. Vabbè, torniamo alla nostra partita. Di qua è entrata una fatina. Allora, credo che abbia counterato... Il succhiotto. No, no, perché costa è entrata 1. Costa 2. Secondo me l'ha fatta solo sì, così. Perché no, l'ha fatto perché c'ha due blood token sul campo. Ah, quella lì fa... succhiotto più faccio due blood token. Non è male. Ma a me il blood token non piace. Perché poi. Ma questo qui è sinergico. Perché infatti con le robe con certo. Follia. Ok, qui si scambia Kitchen Imp con. Ah no, non si scambia il cazzo, un 2-2 quello lì. Che rimbalza creatura, direi. Mi ricordo. Quando ha flash, quindi sicuramente fa qualcosa. Andiamo a vedere subito. La mia conoscenza del formato è molto limitata. Fortunatamente abbiamo l'internet di fianco che ci aiuta. Vediamo questo intruder. Allora, l'intruder... Ah no, dammi uno 2-0. Ah, dammi 1-0, ok. Mi ricordavo qualcosa del genere. Ci sta. Sì, rimbalzare forse era un po' troppo forte.
Va bene, quindi siamo salvati la spell slatter sostanzialmente. Qui c'è stata l'attivazione di un blood token, looting, che è il terzo. Ma uno l'ha fatto due volte. Ma secondo me ce n'è anche un altro. C'è un altro accesso. Ok. Scarto Fiery Temper, la sparo. E scarto terra. 3 danni sul ninja. Eh sì, ciao. Tu secondo Marameo. Me, secondo me non entra. Marameo. Però invece sì, invece sì, invece dice sì. Ma perché secondo me potrebbe avere un altro affattino, no. Non c'era. Attenzione. Mi ha molto sorpreso questa giocata, che si guarda la mano e poi 7 card, tipo, 6 card. Snap. Questo rimbalza. E snap è rimasto e stappa due. Certo. Per picchiare, evidentemente c'è. Andrei per picchiare. Rifà Tokyo. E lo rifà di Madness. Counter spell. E ninja. E ninja. Più forte che ha. Eh sì. Ci sta. Fa anche pescare. Pesca poco sto mazzo. No, io sono sempre in balia della mono due carte in mano, sicuro. Vediamo se c'ha la lista con la mutagenica lui. Eh sì, figa anche la mutagenica. Vabbè. Vuoi non metterla? Costa niente. Costa niente, è gratis. Quello lì che ha fatto? Una fatina, un'altra fatina da uno? È la miscredente, direi. È miscredente. Se è miscredente. Sì, è sempre il solito card draw. Sì. Volando. No, non è quella. Fairy Seer. Vedi che non è quella. Cosa è successo? Questi paesi non rispondono. Partito. È Fairy Seer, sì. Questo qua è un scry comodo 2. Scry 2 prima della pescata, giusto, facciamo scry onesto. Scry 2 è uno volante, sta. Bargain per guadagnare uno e pescare due. Pierce però il cazzo che lo fa. No, bello. ti sarebbe piaciuto, cioè tra l'altro è sopra, cioè di vite. E il control. Sì. No, lui si è inchiodato a land, poverino, anche. Cioè. Ne ha 4 per terra, però. Non è che ne ha così poche. C'è 4 mana per terra. Dov'è il quarto? Il carnario, il carnario da 2. Ah. È un professionista, mono blu. Sì. Ma Fred è un giocatore esperto. Conosci. Non del formato. In generale. Non si sa bene di cosa, ma è esperto. Vedo già un pattern di giocatori che si sono appena avvicinati comunque al Pauper. Che ci sta. Tanto dalla chat ci danno una mano a leggere le giocate. Sì, infatti noi interpretarle delle giocate di Chiarelli. Attenzione, se del dissing sempre si gira. Mutagenica. Pesco. Non lo so, non la vedo bene per Rakdos. Ma deve connettere per pescare, eh? Va bene, però. Vabbè, c'è cioè, Open D2, magari può provare. Può provare. Azzardarsi a sparare. Vediamo un po' come. Ma in mano alla fattina, no? Lo sappiamo, se l'è bounzata. Doppia mutagenica? Attenzione, andiamo per Little? Eh sì, 8 sono 8 così. Scarto. Faccio. Prova a guadagnare delle vite. Fatina counterrebbe 2. Questo costa 3, eh? Sì. Di Madness 1, però di base 3. Conta. E invece entra. Eh beh, non può counterarlo di fattina. Com'è? Ai. Com'è se c'ha tipo doppio o triplo bolt? No, vabbè, esplodo. No, se c'ha doppio bolt, tipo... Bolt, counter su bolt. Comunque no, ne gioca 3 a 3, cioè non ne gioca 8. Ne gioca 8, che credo che ci siano. Aspetta, Bolt e le Fiery Temper.
E ok, Bolt fatina, non è vero. Galvanica. Ah! Galvanica fa 2, eh? Counter, aspetta. Counter per su Bolt. No. Sì, fatina su Bolt, counterspell su Galvanica. Galvanica sbottava 2 però. Perché sbotta 4. Perché non c'è manca un artefatto. Sì, ne aveva solo 2. Probabilmente sai che cosa? C'aveva Epicurio in mano. Epicuro in mano. Quindi se tu facevi Epicuro rimanevi a un danno, Epicuro quando entra ti fa un danno. Tio, ma invece secondo me sarebbe il doppio counter. Se no non ha senso. Cioè avrei concesso prima. Ci sta. C'è sempre il doppio counter. C'è sempre doppio e per quello counter. Che ti ho detto ci voleva il triplo. Sì. Niente. Un peccato. Niente. Però noi non demordiamo. Infatti, dai, sono due volte. L'avevano chiamato. Purtroppo. Mr. Freak, la friggitrice. Dov'è la friggitrice? Dai, spiegateci cos'è la friggitrice. Che ormai non posso andare a letto senza questo dubbio. Mr. Freak per chi tiene? Chiarelli. Oh, beh, almeno abbiamo qualcun altro che tiene per Chiarelli. Beh, quindi c'è la chat spaccata. Esatto, adesso siete assolutamente spaccata. Esatto. Bene. Allora, side, dai, dimmi cosa sideresti tu. Io cosa siderei? Allora, dall'alto delle mie conoscenze. Vabbè, intanto che cosa abbiamo in side per sideboard? Ah, perché cioè per, io dovrei per sapere, meno, cioè leggendo i nomi dovrei sapere le carte. Meno sai fare a leggere. Sì, okay. Fare a leggere, ma magari non so fare a connettere. Atteggiati come se uno sapesse. Dai. Fosse sapiente di questa cosa. Io sono un pagliaccio. Si atteggi, allora, non ci incischi. No. Cioè, Inner's Edict lo sai cos'è? Sacrifico creatura. Sì, è anche Diabolic Edict. E c'ha anche, ma puoi giocare anche come... Ma ti interrogo adesso, ma che sei nel Sedict puoi giocare 2 volte, c'è anche flashback tipo infinito, cioè tipo se questo set di flashback Gorilla Shaman non so cosa faccio. Dai, quello che è stato stampato anche in Modern Horizon. Ah, beh, allora. 1-1-1 XX1 mi sembra, e rompi un artefatto, costa X, inutile staple del pauper. Non qua Ghislanda, non qua magari adesso. Non con però Ghislanda, Land alle terre, eh? Electricary cosa faceva? Fa un danno a tutte le creature dell'oppo. Eh beh, sembra... allora mi sembra che questa mi sia... Mi pare... Aspetta, sembra no, con Overload, un danno a una creatura, con Overload lo fai a tutto. Ok. Allora, ci dicono che entrano le Red e le Beb, che sono... Red Elemental Blast e Blue Elemental Blast. Blue Elemental Blast, però qua... Chi è più bravo a pescare? Red Elemental Blast nella side non di... L'abbiamo lasciata a casa. Esatto, tre Electricary sicuro, però secondo me basta. Di là abbiamo 4 Hydroblast. Quattro Hydroblast. 2 Dispel, 3 Annul, un Carfew che non so cos'è. E tre Carrefour, Carrefour è un supermercato. Gutshot, 3 Gutshot e 2 varietari echeggianti. E credo serva contro Cool Dot o una roba del genere, perché rimbalza tutti i permanenti con un nome. Curfew e Urza Saga, cosa fa? Carte troppo vecchie. Sì, infatti. Il giocatore sceglie una creatura e se la riprende in mano. Ah, ok. È un bounce sia comunque, per aggiorniamo il punteggio. Perché lei mi fa distrarre. E vado. Io sono qua. Sono qua. Lei è professionale. Io sono il giullare che. Bene, allora, entrano 3 Electricary che è inside per Ria. Okay. E direi basta. Vabbè, quella mi sembra molto forte. Beh, sì, basta e avanza. Allora, c'è la mescolata intanto. Poi si è scoperto perché abbiamo lo schermo specchiato. No. Ma in realtà non è un'idea. Secondo me se mettessimo la camera dall'altra parte sarebbe... È perché cioè è come se noi stessimo guardando dall'altra parte. In realtà dovremmo specchiarlo noi artificiosamente. Esatto. Allora, vabbè, questo è... Ma lo faremo con la mente, basta.
Allora, vediamo se ci sono dei keep o dei mulligan assassini come prima. Dai. Ma se sì, vedo due lande e una fatina, snap keep, giusto? No, cominciamo a mulligan. No. No, non mulligarmi, Perry, ti prego. Siamo già sotto un treno, Niccolò. No, no, no. Noi di Raktos siamo già sotto un treno. No, tienimi, tienimi una bomba a 6. Beh, però sai, dai, se under play, comunque... È un counter in meno. Cioè, puoi permetterti di mettere un po' la testa avanti. Comunque noi dobbiamo... cercare assolutamente di portare qui i camper. Ah beh, dobbiamo, se vi siete persi, se vi siete persi i camper, andate sulla pagina Instagram di Ferrara Magic. È qualcosa, c'è l'ultima storia, forse la penultima, è qualcosa che merita di essere visto. È venuto in cosplay, ma non spoileriamo. Diciamo che è molto in tema coming con, soon, però, coming soon. In tema con l'evento. E anche col tappetino che vedo, è un tappetino rosa, cioè, di Ferrara Magic. Attenzione, chi passa? Dai, dai, buono, ci difendiamo, difendiamo. Però non fa niente turno 1. Male, male, male. Terra passista di là, classico. Prima di mangiare, volete camper prima di mangiare? Vabbè dai, dopo questa partita adesso, ve lo portiamo, esatto, dentro, esatto. Quindi risolve il bacio della vampira, quindi ci siamo baciati. 3 danni, 3 vite, no 2 danni, 2 vite, 2 mamma token. Mamma mia, quanta molestia che vedo in quella mano. La mano blu, vero? Quanta molestia. Quanto odio. Lì. Secco, così. Bolt. È tanto un bolt che non mi sono preso in bocca. Fairy. Quindi lo vedo spiritato a mano blu. Adesso counteriamo a 2, Se fosse entrata quella di prima, counteriamo a 3. Incredibile. Fateless looting. No. Sì. I say no. E Trickery è lì che aspettava. Mamma mia, era lì che aspettava. Sì, si vola, cazzo, si vola. Pesco 2, scarto 2. Peccato che peccato. Quel bacio lì. Vabbè. Ninja. Hardcast. Costa 4 il ninja, è normale. Sì, sì. Mamma mia. Vabbè, che quando carta. Quando casta che lo fai normale, cioè. Che carta. Questo è vero. Mamma mia. Dai, tirami fuori un imp della cucina adesso, che regge benissimo il board. Lo gioca? Sì, è figa, 4. È la carta più forte del mazzo. Cioè, tra le carte più forti del mazzo. 2-2 rapido. Farò finta di sapere cosa 2-2, fa. 2-2 rapido. Eccolo l'imp della cucina. Vabbè, me ne stai chiamando. Vedi, cioè, che l'ha scartato. Trickery into imp. Into Epicuro. Epicuro. Qua. E ti sparo un danno. Ti sparo 1-0 un danno. 1-0 per Chiarelli. Ha fatto, ecco, abbiamo finito di godere. Noi esatto, non blu. Esatto, è arrivato Pavani. È arrivato il maestro, guarda, del controllo. Guarda della soggiogazione. Maestro del controllo. Oh, one mind hardcastato. Ho già visto due hardcast che mi fanno ben sperare, insomma. Sì, dai, continuiamo ad aggredire. Pressione. Siamo palesemente con Perry. Poi è mono blu, no? Quindi è un tempo, non è neanche un con. Sei proprio un pagliaccio. Vero? Sei proprio un pagliaccio. Entriamo nella discussione. Sei proprio un pagliaccio. Cosa lo definisce non control? Il fatto che cerca le creature. Sei un clown. E l'altro kitchen imp. Mi viene in mente una citazione a Crash. Infatti io pensavo fosse quello il richiamo. Comunque ho 20 bestie sto mazzo. Doppio kitchen imp. Sì, ma ogni bestia counter, cioè. Non è vero. Questo. Non è bello. Gioca 4 fatine, ma se le rimbalza in mano 8 volte ciascuna, cioè, cosa vuol dire? Guardalo come un imp invece rimane lì chiuso. È un tempo, hai ragione, sì, lo sappiamo, che tecnicamente grazie. È un tempo. Non mi piace sta cosa che gli danno ragione. Sì, infatti.
Insomma, mandiamo via subito Matteo dalla stessa. Stavamo bene noi, stavamo bene. Torna a commentare dei gran aggro verso Sagna. Fieri Temper? Oh, quei Blood Token stanno facendo una strada infinita. Invece no. Beb. Che non abbiamo... No! Ah no! No, no, ci vuole un po' di tifo per Samuele. Diamogli un po' di sì, forza. Sì, infatti. Dai, andiamo, regalaci questo G3. Anche se non disdegnerei andare a pranzo, però regalaci questo G3. Allora, looting, no, non è vero. Gurmag, Angler, sì, beh. Una rana pescatrice. Entrerà? Sì. Entra. È difficile counterare sì, con le fattine. Un secondo set. Me, secondo me hai sì. Hai sette fattine in gioco? No. Non c'è il counter. C'è un pierce, non basta. Non può. No, se pesca quella rana. È un conceed. Andiamo, abbiamo in diretto. Abbiamo un G3. Non è bastato, pensate che non è bastato Pavani. Esatto. Con la sola imposizione delle mani. Non l'ha benedetto abbastanza. Vai a pescare vicino a lui. Vai a pescare sette. Ed è già a posto. È proprio. Ha visto uno dei due Gurmag Angler del mazzo. Quella non ha praticamente niente da dire. No, infatti. Non c'ha il counter spell. Perché, ma c'è solo counter spell. Perché... No, beh, c'ha, può snappargliela. Perché Pierce se lo metto su per il culo. Sì. Di spell non penso che li abbia. Forse vuol dire ce li abbia messi? Chi lo sa. Hydroblast sicuramente li ha messi che li abbiamo visti. Dai! Prego, prego. Abbiamo la spilla. Bellissimo. Lo so, me lo mandate. Ciao, vieni pure. Ma vabbè, non c'è ancora la cam perché stiamo commentando. Sì, 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 qui ci stiamo godendo un G3. È da un po' che non streammo. Non streammo. Presentati pure. Ciao, piacere, sono Gas Power di Nerdosterone. Grazie agli amici di Ferrara Magic per l'ospitalità. E sto partecipando al torneo che abbiamo dato una mano a organizzare. E... Com'è l'atmosfera? Molto in bello. Sala? Io ho percepito. Cioè. Per fortuna lavorando sulla community abbiamo fatto avvicinare persone nuove ed è per alcuni il primo torneo, li ho visti veramente veramente, per alcuni il primo di Pauper, per alcuni il primo in assoluto. È vero? Sì sì, wow. Anche Paolo un mese fa, che hanno conosciuto un ragazzo un mese fa, non giocava a Magic, vedendo che facevamo un torneo adesso a 12 mazzi gli abbiamo rovinato la vita. 12 mazzi Pauper non se l'è rovinata così tanto per adesso. E però la, è un buon punto di partenza, 57 partecipanti è un ottimo risultato. Oh, e siamo del clima è buonissimo. Il clima morale fuori c'è tipo un'ecatombe, sì, no, di tempesta fuori, veramente terribile. Qua cosa? Io ho appena finito il mio turno. Siamo 1-1. Monoblu Fatine contro Rakdos Barn. Fatine a destra contro Rakdos. Rakdos Barn. Sostanzialmente è arrivata follia. Che secondo me ha fatto game. Vero? Vabbè, comunque è vero, prima lo stavo dicendo che mi hanno già sentito qualche persona che si è avvicinata al Pauper giusto adesso e ha fatto il primo torneo questo e ci sta, molto, molto bello per il formato. Sì, anche per Pauper secondo me è un ottimo entry level, esatto, per chi vuole avvicinarsi a Magic, esatto. E al tempo stesso vai a riprendere ragazzi che hanno 30-35 anni e che le carte di quando erano cinni, si può dire visto che siamo, sì, di, certo, di quando erano cinni e erano ragazzini, per chi segue non dall'Emilia Romagna, erano quelle che hanno in un cassetto vecchie di Mirrodin, di quelle espansioni. Si gioca. Sì, che sono staple del formato, esatto. Quindi vedi le terre te fa, dici, ma le conosco, io le avevo. Io ce l'avevo. È un formato molto bello perché troppo vero. Un mio amico di Milano, ti giuro, mi fa, ma tu conosci Mirrodin? Io ho smesso a Mirrodin. Vero, ho cominciato Mirrodin. Io ho 35 anni e un mio gruppo di coetanei enorme ha tutto smesso tra Mirrodin e Kamigawa. E hanno ricominciato con M20 giù di lì e all'epoca le disprezzavano, adesso invece, bellissime, hanno un impatto diverso. Ci stiamo picchiando come dei forsennati, non so se avete visto.
Però Monolanda Galvanica su, Monolanda su, di là è andata? È andata su un ninja della, dell'ultima ah, ora che era già stato ninjato? Sì. Ci sta. Però effettivamente sì, Monolanda lui ha tenuto Monolanda conscio del suo card draw. Eh beh, ci può stare. Sì, non l'ha vista. Siamo già al terzo turno. Monolanda blu. Cominciamo. Io con Ubi Serpent ho tenuto Monolanda dicendo tre brainstorm in mano, cosa potrà mai accadermi? Ho perso. Tre brainstorm e non è ma non secco. Senza fetch. Senza fetch è un altro gioco, però. Infatti ho pagato la mia esperienza da centurione e poco da pauperista. Ok. Continua a rimanere Monolanda. Ma limitiamo i danni. Sì, perché però... si cominciava a pescare due così e poi ti sparavo dei danni o delle creature. Lo vedo parecchio indietro, Questi questa turni... non è una landa. Perché ha lasciato già. Vediamo se ha lasciato già troppi turni. Poi quelle picuro lì che picchia. È proprio romanticismo. Altra versione promo col frame da vampiro. E Diabolic Edict. Sono entrati anche Diabolic Edict. Entra così. Ma se cominciamo a fare tutti gli uno per uno... Sotto a 15. Chi pensa? Lungo pensare per Perria. Guarda l'impazienza di Chiarelli con queste due isole stappate. Ok. Rosso nero, no, non è vero. Picchio per uno. Poi qualcosa dobbiamo fare. No, stava pensando a una looting dal cimitero, ma no. Senza, ok. Qui lo metto in una condizione di essere counterato fino a 2 adesso. Fattina palesemente a chiamare terra in tu terra. Non ha perché lui è che lui non, cioè Rakdos non ha preso tutto questo vantaggio. Infatti ha fatto una looting. Lui con Monoterra l'ha tenuto abbastanza bad. Non ha preso Editto di Chainer. Editto di Chainer. Sacrifica la creatura. Qui arriverà il counter secco. Counter secco. Poi, però siamo tappati. Dai, abbiamo ottenuto il risultato di farlo tappare. Adesso bisogna spingere. Capitalizzare. Bisogna spingere. Bacio della vampira. Altro editto. Madonna, non rimane niente. Ha tenuto tutti i remove. Cioè, ha messi dentro tutti? Due chainer, due e due, tre elettriche. Ha saiato sette. Sette. Oh, questo di qua sarei contentissimo di farlo pescare due tappandomi out. E non vede terra. Qui deve essere il turno partita qua. Con quattro mana, tutto chiuso, di là. Chiamano la Gurmag, ci starebbe. Sì. Ci starebbe adesso una bella Gurmag. Sì, c'è dell'esilio. C'è dell'esilio. Lì. Ok. E qua. E poi abbiamo doppio mana open. Per. Quella lì è tosta. Qua. Chiarelli. Una delle due del mazzo. Un po' sicente. Quasi. Grazie, canto. Cioè, ha cioè, chiuso. Il passo, sì. Secondo me deve esserci uno snap. Altro landrop saltato. Ciao a tutti. Mamma mia. Dopo spoiler abbiamo camper in zona. La cam non te la leva nessuno. Kelly. Ok. Ciampino. Sull'epicuro. No, che poi non è un ciampino perché è un 1-2 il. Che si chiama l'intruder. Quindi avrò tante storie dove sono taggato. Assolutamente, ne hai già tante. Sei l'eroe del Power Rangers. Ma dove ti chiedere anche una cosa? Dove hai comprato questo? Quello vorrei chiedergli. Dove hai comprato? No, me l'ha linkato. Io. Non sai il mio nome? Per chi ci segue dallo streaming, c'è la possibilità di conoscere i Power Rangers. Il Power Rangers, ma bisogna comprare. Certo. La tutina sta distruggendo lo studio. Aiuto. Su Instagram lo trovi così. Con la K. Però no, devi scrivere Tommy.K. Oh,
è saltato l'epicuro, ha fatto già abbastanza strada. Dentro ninja. Lui pesca. Vediamo un po'. Niente, ci pensa. Passo. Ah, ma ci sono dei blood token là. Usato per il bacio della vampira. Snap, quello. Ci sta. Counter, quindi pierce su quello. Pesco di blood token. Non ci sarà un altro counter per la Gurmag che può riscendere, no? È tutto cimitero quello lì? Sì, perché l'esilio l'ha messo. 5 carte al cimitero, però non voglio togliersi looting. Non vuoi levare looting. Infatti. Ok, Fiery Temper, counterata, è l'ultima. Abbiamo un mana nero aperto, cioè un mana nero in pool non aperto. Salutate il rettore, ti salutano. Questo Mr. Freak direi che... Ah, forse intendeva campo. Ma dopo ve lo portiamo. Giustamente, è vero. Perché è il rettore dell'accademia. Giustamente, sì, è vero. Allora, di nuovo il cast di Gurmag, col nero in pool, no? No, non è vero. Costa 3. Però si è tolto il looting. Cosa ha lasciato? Cos'è un editto? Editto di Chainer. E le trickery. 1. Bah, avresti fatto sto 1 per 1 di le trickery? Ma se probabilmente lo metto sotto le tappe. Beh, perché è tappato, dai. Però è a 7, effettivamente. Vabbè, avrà un botto. È scappato con la remove. Avrà un botto, sicuro. Se lo metto sotto letale, questo. Questo lo metto sotto. No, meno 2, quindi si salva di 2 danni. Meno 2, meno 0. Volevo segnalare una cosa, la direzione e la regia. Ci sono più bevitori di spritz che bicchieri. Ai ai ai, bisogna rimediare. È andata bene, la squadra. Hai vinto? Con uno che era troppo male. Editto di Chainer. Flash beccato. Fatina. A piombo quasi. Addirittura, vabbè, per ninja, okay. Pesco. Mamma mia. Però mi odiano tutto perché già deve vedere? Uno snap, un. Deve ciampare infinito. È un ciamp ce l'ha di fatina. Beh, la mano è bella piena, quindi. Vabbè, dai, qualche bot non ne ha visti praticamente. Ha visto due baci da vampire e basta, vedo. È un Fiery Temper. Passi giro. Due Fiery Temper. Fattina per ciampare. No. Electricary. No. Vedi cosa servivano le red. Elemental Blast. Quindi però non ne ha. Si vede che il matchup magari non lo so. Smash to Dust, che è quella di prima. Un danno a tutte le creature dell'oppo. Cioè lui deve è nella condizione. Ma perché non l'ha fatta prima allora? Prima del... Ah beh, perché tanto sì, non l'ha fatto in combat, flash la fatina. Sono prima scemo. Del blocco però ci poteva stare. Ma perché quella lì è una sorcery, quindi... Sì, è una strega. Pesco 2, sacrifico artefatto, faccio tesoro, no. Counter. Ok, allora, wow. Il Deadly Dispute si è mangiato il counter, qui deve uscirmi una Barn Spell. Bottone, Lì. Adesso... Oh, non lo so se tu vuoi pescare, però tre danni in bocca ne ha uno. Tre danni... Vabbè, ma tanto c'ha... Mo arriva di Epicuro. Gira di Gurmo. La terza, 3 su 3. Le trickery tutte.
tutte. 3 su 3. Oh, mamma tutte. Mia. Allora la stretta di mano e per la forza. Ha ti fatto giusto. Visto quella stretta di mano vuol dire tutto. Allora, 2 a 1 per Ria, 2 a 1 per Ria. Ci switchiamo così ci vediamo anche in faccia. Eccoci qua. Abbiamo anche i nostri ospiti, aspetta che giriamo un po'. Ok, vediamo un po'. Chi è arrivato? Qua, vieni qua, vieni qua. Più qua, ragazzi. Ecco. Sono quello strano. Questa... Ciao ragazzi. Quello col bel portamazzo soprattutto. Però, lo vogliamo uscire adesso? Ci sta. Dai, vieni. Guarda che bello che abbiamo anche la cornicetta. Che la, Power Ranger. La grafica sarà un po' più centrata, ma il playmat del campione sì. È un momento di show, ragazzi. Quindi... Con il guanto da serial killer, comunque. Sì. Vabbè, sì. La cosa va maneggiata serve con anche cura. Questo per creare un po' di timore negli avversari. Ma lui è quello pelato della pubblicità del cinema Victoria. Pazzesco. Fate spazio. Questo... Adesso... Aspetta, che ti faccio spazio. Voi direte quanti mazzi è scritto al torneo? In realtà è solo uno. Questo è un po'. Vediamo se c'è. Questo è il vero contenuto della giornata. Comunque. Sì. Ci sta? Via. Vai, una mano. Ragazzi, questo è il a portamazzo. Favore di camera. Eccolo. Scusate, il cappello. Cioè, guardate che meraviglia. Che è il segnapunti. No, sì. è esatto, il cappello. Funziona anche come segnapunti, principalmente. Che dov'è il mazzo? Eccolo qua. Intanto spoileriamo anche il mazzo che sto giocando, sì, è proprio... C'è una montagna, gioca le montagne. Gioca le montagne, il mazzo dei campagnoli, dei montanari. Tempo di lavorazione? Ma allora, la stampa, chi se frega, ci mette 30 ore, però lavora lei, non lavoro io. La parte 3D ci vuole un po' perché ho riadattato un paio di file. E invece per quanto riguarda il colore sono andato molto alla vecchia con della vernice, proprio quella da graffiti, da murales, uno spray di lacca alla fine, e tra l'altro il bianco e il nero l'ho fatto con i pennarelli, quindi proprio super cheap. Super sì, molto DIY. L'abbiamo fatto però in tempo record, giusto per questo fantastico torneo, come anche il mazzo che ho creato, l'ho fatto veramente in tempo record per questo torneo. In quanto sei messo? Me l'ha comprato Gaspare, quindi non... No, il portamazzo. Il portamazzo ci vuole 30 ore di stampa e 4 ore di spray, perché fra una passata e l'altra devi far aspettare un po' di tempo, e poi lacca, e quindi bene, via. Poi ci aggiungi un braccialetto, un tocco di colore con il Posca. E cosa succede a finire l'arco in casa? Incredibile. No, in realtà è l'inizio e la fine di tutto. Perché quando inizi l'idea ti viene data dall'alcol. Esatto. E quando finisce ti dà la voglia di fare qualcos'altro. È un uroboro, cioè è un concente, è un inizio. È un cerchio continuo. Esatto. E poi hai anche un altro progetto. Allora tira fuori anche l'altro progetto che è molto bello, questo è più serio, diciamo. Quello ti ha beccato benissimo. Quello è incredibile. Allora, la chicca finale è quella che proprio mi ha... Allora, quello che avete visto adesso è pensato per il mio troll deck, quindi ci vado. Per il mazzo mono nero abbiamo questo. Si vede. Che è fondamentalmente la mano di mercoledì con un teschio vampirico con delle corna. E dentro, visto che faccio vedere il file STL, cioè il file... progetto è chiaramente apribile, c'è lo spazio per il deck, lo spazio per il dado o segnavita e ha una fessura sul naso per metterci il commander. Quello è veramente il tocco di classe, perché no, qua siamo in accademia e non potremmo parlare di neanche un po' esatto, di commander. Un po' di commander che... Vi lascio allora a parlare di commander. No. Però se c'è una pausa. Vediamo se c'è qualcuno. Sono già scappati. Sì, sono andati via. Sono scappati. Ragazzi. Bisogna frustare Pavani che non li ha presi. Comunque continuate a guardare questa live, ragazzi, e cercate anche di partecipare ai prossimi tornei, mi raccomando. Certo. Vabbè, vogliamo sfondare il muro dei 57. Tanto comunque. È pauper, ragazzi. Cioè, costa più il mio portamazzo che il mazzo. Sicuramente costa di più. Sono ore e ore di lavoro. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Vediamo se riusciamo a catturare qualche giocatore per capire in sala il clima. Vediamo un po'. Andiamo se... a chiamare un po'. Ah, prendi loro, dai, prendi loro. Andiamo un po'. Sì. Mi avvicino. Sì, ma anche. Vediamo un po' qua. Come sta andando. Chiudiamo, dai, vieni a chiudermi la trasmissione che poi. Ah, è vero. Eccolo. Venga. Non faccia il timido. È arrivato il momento. Dico mio. Sì. No, stai un attimo. Alzati un attimo. Alzati in piedi un attimo.
È la cintura che si chiamava il dinosauro della cintura. Era è un piccione sauro. Dovremmo avere una censura qua comunque. Sì, sì, infatti. O almeno indossare un sospensorio. Cioè, qua. Così diventava ancora più ingombrante col sospensorio. Eccoci qua. Come stiamo abbiamo? Subito a parlare. Allora, l'amaro numero questo? Non è amaro, questa è una grappa. Una grappa. Una differenza importante. Iniziamo subito una parola che farà molto ridere. Sì. Vai. Carciofo. Ebbene, se ci fosse Siri in chat in questo momento. Allora, adesso provate tutti a scrivere carciofo senza ridere. Yes. È impossibile. No, tutti in chat. Al momento non è un emoticon con carciofo. Allora, visto che siamo al Power Ranger e quindi dobbiamo far vedere potresti tutto. Potresti farti la frangia un attimino. O la barba bionda. Quella ci stava tantissimo. La barba bionda. Stai attento che sono tinta. Non te lo volevo dire. Non te lo volevo dire. Raccontiamo una barzelletta. Vai. Fin dove possiamo arrivare? Ora c'è la facciamo politically correct, va bene? Sarebbe il caso, perché già un canale che non hai iscritti. Già proprio obliterarlo così. Quindi non si può dire. No, puoi bestemmiare quanto vuoi. Ma no, io non bestemmio. Basta che non mi hai. Allora. Stiamo attenti sui colori delle persone. Soprattutto. Allora, quindi il colore di Magic nero si può dire? Sì. Allora le prendiamo tutte. Basta, quindi, basta che non ci sia una G in mezzo. Va bene. Un nero cieco. Ok. Così ne abbiamo presi due, come minoranze. Andiamo se, visibilmente potete cieco. Potete stampare il casco del Power Ranger. Piace dire visibilmente cieco. Ipovedente. No, visibilmente cieco. Visibilmente cieco. Sì, okay, Zanetta, occhiali da sole, cane da passeggio, centro New York. Decide di andare al suo tipico bar, sai come sono fatti da loro, tipo dei saloni giganti, con la hall e la tipa di davanti. Allora la ragazza, mentre lo vede, capendo un po' anche il suo difetto, si prodiga a dirgli: signore, buonasera. Mi permetta, l'accompagno io direttamente a sedere, le ordino io da bere, così lei non deve andare a girare con il bar, con il cane. Signorina, lei è molto cordiale. Berlusconi? Va lì, aspetta. No. Spoiler, no, in realtà no, ho detto che è nero. Ah, però parla come Berlusconi. Berlusconi forse gli piacerebbe essere nero. Magari di nero ne ha visti. No. Bravo Silvio. Allora, arriva, si siede, ordina un gin tonic, lasci fare al barista, mi fido. Ma lei ordina tutto, dice: guarda, 5 minuti gli arrivo. Signore, tutto preso così, guardi signorino, lei, visto che è stata così gentile con me, vorrei ripagarla, magari, non so, posso raccontarle una barzelletta? No, c'è una barzelletta dentro la barzelletta? È tipo una matrioska. Quindi usiamo anche il russo in mezzo, capito? Esatto. Salta su, fa. Sì, ma faccia pure. Guarda, il nero fa. Ma lei la sa quella sulle bionde? La ragazza si ferma un attimo. Capisco che, però in realtà io sarei bionda. Ma sono anche campionessa di boxe. Pure la nostra butta fuori qui oggi, di 2,5 metri, è bionda. Qua con noi, a venirmi a trovare, è venuta la mia amica Super Saiyan, ed è bionda pure lei. Di fianco a lei, a bersi il caffè, c'è Charlize Theron, che è bionda, ed è pure atomica. Ma lei è sicuro di voler raccontare sta barzelletta? Ora, il nero ci pensa. No, guardi, lasci stare. Se no dopo mi tocca rispiegarla 4 volte. Io così siamo riusciti a offendere ben 3 categorie di persone. Camper, sei un dono. Però io l'ho fatto da biondo. Quindi bionda. Qui è autoironia. Sì, ma voi non vi ricordate il tastierista, quello jazz, quello di colore? Neil Armstrong, Ray Charles. Ora, che diceva: fa, ma com'è vivere la tua vita da non vedente? Fa, poteva andarmi peggio, potevo nascere. Dai. Cioè, la cosa bella è che in realtà uno pensa sia un meme, ma la realtà frega la comicità.
Voi avete mai notato che il vero comico in realtà non è quello che ti inventa la battuta, ma ti racconta una storia di vita? È vero, è vero. Certo. Cioè, se, adesso, da so, se da così a così adesso siamo diventati sì, ho avuto occasione. Tra l'altro, belli, belli. Ho avuto occasione di. Ti salutavano fare... in quanto rettore. Ciao a tutti, un brindisi. Tale Mr. Freak, che non so. Mr. Freak. Non so che sotto lo pseudonimo di Mr. Freak si nasconda, però. Boh, Mel? Non lo so. Però salutava il rettore, no, immagino. Ciao, sono io il rettore. Sì, con le mani. Stiamo... qualsiasi cacciavoci dentro qualsiasi cosa. Bene. Comunque ho avuto occasione di fare un corso per doppiare e recitare e nella parte comica abbiamo avuto Max Pisu. Vi consiglio di andare, se vi capita, di andare a vedere Max Pisu anche soltanto in una sua uscita teatrale. Che salutiamo. Perché starà guardando la live. Effettivamente molto bravo nella commedia e nel far ridere. Perché come dice lui, in realtà non è tanto, è un tre parti. Tu quando vai, che sia la barzelletta, che sia la battuta, hai sempre tre volte in cui tu prometti, semini e poi rompi. Cioè, per dirti, non so se avete mai provato a pensare lezione, non so, siamo a lezione io, praticamente questo 06 CFU, volete convertirli, cioè volete un po' girarla meglio. Uno dei suoi grandi personaggi era Tarcisio. Faceva il chirichetto, c'è il tipico sì, non ricordo. Fa no. Tu forse non eri ancora nato. Io sono Tarcisio, tutti in canonica mi conoscono perché sono quello sempre puntuale, perché conosco tutti insopportabile e perché ho dato fuoco alla chiesa. Cioè, capito? Cioè tu hai detto tre cassate, quindi non è di troppe, e poi due normali e una stick, che la che dici non dovrebbe far ridere. Cioè, perdono, adesso torniamo sul discorso di prima. Pav. Dimmi. Carciofo. Visto? Dio forte. Non puoi. Dai, la bestemmia sei banale. Cioè, allora, non posso dire l'etnia, ma poi te puoi bestemmiare. Sì, è un mese laico. Il signor Twitch permette queste cose. Esatto. Amazon è inutile. Ora come sta andando questo Pauper? Bene, si sta divertendo in gran bella. Non stai giocando, Bandetto? Ma perché sono alla Valletta, si vede? Non è... C'è il motivo per cui essere qui. Esatto. Sono uno dei tanti. Adesso sicuramente tipo almeno dei 57, 20 prescritti, grazie a Canto. Sì, certo. Nei prossimi... Il piatto di ragù spinge? Sì. Io... Infatti adesso un po' di famina sta iniziando a venire. Che vi consiglio, se non siete, magari andate là... No. È presto. È presto ancora? Oh, beh, però. Già. L'orario giusto? Sì. Lunedì 11. Allora, boh. Infatti, secondo me si potrebbe andare in pausa pranzo. Sì, potreste andare in pausa. Che vedono già, c'è già la fila là. Quindi, dai, sì, okay. Secondo me. La camper. Facciamo l'ultimo torna. Spin. Ci fa l'ultimo spin. Infatti. Per i nostri follower. Allora, facciamo una roba così. Ok. Ho paura. Paura. Occhio a quello che prometti. Esatto. Lanciamo una freddura. Vai. Per quale motivo non si va da un estetista zombie? Non ne ho idea. Perché massaggia? Non la sto capendo. No, massaggia. Oh mio Dio. No. Oh mio Dio. Con questa, amici, direi che possiamo chiudere. E sto sfasciando tutto. E niente, vi torniamo in live tra un'oretta. Sì, ci diamo appuntamento circa le 2. Comunque mettete il follow, così avete la notifica di quando esatto, si torna live. Esatto. Venite che sono già nudo. E se ce l'avete, un Amazon Prime, buttatelo lì a caso. Boom, buttatelo lì a caso. Dateci i vostri soldi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Io che ogni tanto ci guardo spesso.